Un campionato pessimo, figlio di scelte errate fatte in estate, subito dopo lo spareggio di Perugia, è in corso d'opera. Niente rivoluzione, allenatore sbagliato e tutto il resto, mercato compreso, senza un attaccante che desse garanzie, soprattutto sul piano fisico. Rosa male assortita, ma non così inadeguata da riuscire a conquistare appena 4 punti nelle prime 9 partite con 7 sconfitte. Condizione fisica insufficiente, altro aspetto a cui non è stata data importanza, ma che invece ha inciso e non poco. Esonero tardivo, con Breda situazione completamente capovolta. 12 punti in 8 gare, il triplo del suo predecessore con una gara in meno. Il blitz di Reggio Emilia in 9 uomini, il punto più alto. Squadra in quel momento salva. Quindi il flop del mercato invernale. Calciatori, per carità, di categoria, arrivati però tardi, soprattutto non pronti perché con scarso minutaggio. Il crollo verticale, l'arrivo di Grassadonia che come Breda riesce a trovare la strada giusta. Nelle ultime 2 gare però, specie a Vicenza, il naufragio. Che le responsabilità siano del club è assolutamente scontato. Fa le scelte che poi il campo promuove o boccia. Sotto questo profilo i numeri sono impietosi. Ma il campionato non è finito e il Pescara non è ancora retrocesso. I punti di ritardo dai play-out sono 6, con 3 squadre davanti e 8 partite da giocare. Rispetto a tutte le altre, i biancazzurri avranno 3 scontri diretti consecutivi. Entella e Reggiana all'Adriatico, Cosenza fuori, ma prima, ovvero alla ripresa, affronteranno il Pisa in casa, il Monza e il Brescia in trasferta. Per continuare a sperare, servirebbero subito 6 punti.